Oggi parliamo di regolamento WKF. Ciao a tutti e bentornati alla Kokorozashi. Sì, lo so, mi sono sbarbato, ne sono consapevole, ma avevo bisogno di far respirare un po' la pelle, poi farò ricrescere. Anzi, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo look. Veniamo a noi. Nel video precedente abbiamo introdotto l'argomento di kumite e sport, ovvero il combattimento, la specialità del combattimento del karate vista in ambito sportivo, parlando in linea generale di regolamenti o di come questo viene collocato, se ha senso o meno. Recuperate il video precedente. Oggi invece iniziamo a parlare del regolamento WKF, che è il regolamento più diffuso in assoluto per quanto riguarda il kumite sportivo, tanto che si crea anche un sacco di confusione perché tutto quello che è kumite regolamentato è kumite sportivo. Poi però nel linguaggio comune ci si riferisce al kumite sportivo come regolamento del karate point tipo WKF o Figilcam se restiamo in Italia, per poi distinguerlo da quello tradizionale, che in realtà ha delle sfumature leggermente diverse. E a sua volta poi quello a contatto. In realtà tutti e tre sono, con le varie varianti, sono kumite sportivi. Quindi per karate sportivo andiamo a intendere il karate a punti di tipo Figilcam WKF. Sì, la sedia che vedete qui in parte non si vede, ma ci sono i gatti sotto. Così, per far compagnia, nella speranza che non si mettano a camminare sul tavolo. Vabbè, comunque. Venendo al regolamento del Kumite WKF, è quello che per capirci è stato adottato alle Olimpiadi 2020, poi esitata nel 2021. È sinceramente l'unico aspetto positivo che riesco a trovare in questo tipo di regolamento è il fatto che si focalizzi molto sul timing, che sicuramente è una qualità molto importante del combattimento. Chiaramente parliamo di regolamenti e non ho niente da dire riguardo agli atleti, perché le capacità atletiche di coordinazione, velocità, esplosività, forza, reazione, eccetera, sono tutte qualità che questi atleti hanno a livelli altissimi. Parliamo di come i regolamenti tendono a trasformare il modo di combattere, perché chiaramente nel momento in cui competo con un regolamento mi adatto adesso e il mio modo di combattere cambia. E può cambiare al punto tale da risultare ad un certo punto essere non più efficace in un contesto più realistico. Quindi sicuramente ha dei focus, dei punti importanti sui quali si focalizza appunto il timing, però non è l'unica caratteristica questa che entra in gioco all'interno di un combattimento. È importantissima, ma non è l'unica. Detto questo, sapete che tutti i regolamenti senza contatto, quindi compreso il WKF di cui si parla di touchskin, non sono nelle mie corde. E sinceramente sono un po', non so, io li considero una involuzione addirittura. Perché combattere senza contatto è come giocare a calcio senza la palla. Cioè il contatto è implicito nel significato di combattimento, del termine combattere. E questa è una cosa che è chiara anche a un bambino. Perché se due bambini giocano e giocano a combattere, magari fra di loro si dicono: sì, dai, però facciamo piano così non ci facciamo male. Oh, ma i colpi se li danno, no? Oppure lottano, ma fanno un po' di attenzione, stanno giocando, ma altrimenti non avrebbe nessun senso. Cioè, anche un bambino ci arriva. O come se in natura i cuccioli predatori, invece di giocare alla lotta o a combattere, comunque tirando fuori le unghie, mordendo, per quanto piano, in modo giocoso, smettessero di farlo. Poi questi come si preparano quando diventano adulti e devono effettivamente provvedere alla difesa e procacciare il cibo? Cioè, non,
Non ha senso, capite? Come si potrebbe cercare di migliorare il regolamento WKF? Allora, è una domanda abbastanza complicata, è un quesito che mi sono posto ed è piuttosto complicato perché vorrebbe dire andare a rivoluzionare completamente tutto quello che si è creato sotto, perché se si è arrivati a questo regolamento vuol dire che di base tutta la comunità di karateka, quella più largamente diffusa, si trova d'accordo su questo modo di praticare. E tutti i varie organizzazioni sportive, federazioni, club sportivi, nel maggior numero, la maggioranza, sono d'accordo ad adottare questo sistema. E c'è un modo di fare, quindi, che è radicato all'interno del mondo del karate, che ormai è difficile da togliere, da cambiare. Si è tentato recentemente, senza andare a toccare il mondo del karate a contatto, che comunque è un altro tentativo che è rimasto una nicchia, ma adesso, tramite il karate combat, si è tentato un po' di andare verso una evoluzione a contatto di questi regolamenti, perché il karate combat di fatto adotta un regolamento che è molto simile a quello sportivo, karate sportivo, e sembra quasi essere studiato per gli atleti che vengono da quel mondo lì e che vogliono cimentarsi con il pieno contatto. Per esempio, non sono messe le ginocchiate, non sono messi i calci bassi, ma le spazzate sì, un po' come capita nel karate sportivo WKF. È possibile la lotta, però in tempo solamente limitato, non è ammessa la lotta a terra. Carina l'idea di fare il pit, la fossa, che probabilmente in un contesto di karate, se aggiungiamo la lotta, è comunque più interessante rispetto alla gabbia, per quanto la gabbia abbia comunque il fatto di avere un muro, più che la questione della gabbia in sé, il fatto di avere dei muri è comunque molto realistico, perché potrebbe capitare di dover combattere con le spalle al muro. È comunque un'idea sensata per far valorizzare la qualità delle tecniche del karate anche nel caso in cui si dovesse lottare. Però ecco, è comunque un sistema di regole che strizza l'occhio al karate sportivo. Il karate combat per me è l'esempio che per riuscire a fare una reale modifica, un reale cambiamento all'interno del mondo del karate per portarlo al contatto, ci vuole un'imposizione dall'alto di fatto. Cioè, qui abbiamo un brand karate combat americano che tira fuori un sacco di soldi, fa delle scenografie e con una regia mostruosa, macina di fatto denaro e interesse tramite le pubblicità, tramite sponsor, tramite personalità di rilievo chiamate come coach, che sono dei karateka presi dal mondo dell'MMA, in modo da tirar su audience. Però per questo dico dall'alto, cioè è una cosa a parte, la vedo impensabile. Cioè, o è una federazione, una organizzazione nazionale che dice ok, basta, da adesso in poi facciamo a contatto e tutti quelli che stanno sotto devono adattarsi, e quindi o si spostano dove si continua a non fare a contatto o restano in quella federazione e si adattano ai nuovi regolamenti andando a eliminare quelli senza contatto, oppure a queste persone che nel caso volessero provare il contatto devono spostarsi. Per questo non vedo grandi possibilità di modifiche, perché ormai la strada presa per questi regolamenti sportivi a punti è quella e non si torna indietro. Ecco, la sedia non ha servito a niente. Comunque devono saltare su e giù. Poi, uscendo dal discorso karate combat, il karate a contatto c'è. I regolamenti a contatto ci sono già, non c'è bisogno di andare a inventarsene degli altri. Certo, si possono prendere dei regolamenti, limarli un pochettino per valorizzare certe capacità rispetto ad altre, perché alla fine il regolamento ha lo scopo di far sviluppare delle specifiche qualità all'atleta che vengono considerate peculiari di quel modo di combattere. Però ecco, ci sono già dei karate a contatto che, come detto, sono una nicchia, e il tipo di regolamento adottato più largamente diffuso è il karate kyokushin, ovviamente, ed è anche una realtà molto più organizzata e strutturata rispetto ad altre realtà minori, per quanto anche loro siano divisi in varie iko, ma anche loro, per quanto siano una realtà strutturata, organizzata e largamente diffusa, sono una minoranza. Proprio a causa di questi regolamenti appunti, che sono quelli più diffusi e più utilizzati, ad un certo punto nel mondo di sport da combattimento si è iniziato a denigrare
il karate per la sua mancanza di realismo ed efficacia in un contesto, diciamo, un po' più duro. Per fortuna, però, ci sono stati diversi atleti che si sono cimentati sia nel K1 che nell'MMA, portando alto il nome del karate in modo anche orgoglioso, che hanno portato ad una riscoperta di questa disciplina, ad una rivalutazione. Tant'è che al giorno d'oggi il karate, se andiamo oltre oceano, perché purtroppo le cose in Italia arrivano sempre in ritardo di 60 anni, ma se andiamo oltre oceano, il karate ormai è ben visto nel mondo dell'MMA, è considerato come una disciplina estremamente efficace. C'è chi ancora considera molto di più la Muay Thai o una Muay Thai leggermente modificata, però il karate si è scavato il suo riconoscimento, tanto che appunto il momento tra la kick, il karate e la Thai sono queste tre, diciamo, le discipline di striking più diffuse nell'MMA. E ci sono svariati karateka che si sono fatti notare e che sono diventati innegabilmente fortissimi. Alcuni di questi grandissimi atleti, nominerò giusto i più famosi, poi prima o poi, farò un video, non so quando, anche perché tra i commenti dei video precedenti ho visto che l'idea piace, di fare un video con un po' tutti i nomi maggiori e minori dei vari karateka in ambito MMA, però ecco, tra i più famosi abbiamo Bas Rutten, Lyoto Machida, George St. Pierre, Stephen Wonderboy Thompson, che hanno riportato in auge il karate. E poi ci sono moltissimi altri atleti che, non provenendo direttamente dal karate, si sono dedicati al suo studio per integrare delle qualità che hanno notato essere molto importanti e fondamentali, come l'uso degli spostamenti e l'approccio evasivo e difensivo. Ecco il nome in questo caso che mi viene il più famoso, è McGregor. I professionisti sono resi conto che altre varie discipline di striking, come la Muay Thai, sono troppo orientate verso un approccio in cui si prendono troppi colpi, in cui c'è uno scontro costante tra incasso il colpo e lo restituisco, rispondo. E questo a lungo andare diventa deleterio, perché se devo fare il professionista e prendo un sacco di botte che potrei risparmiarmi ogni volta, diventa problematica la faccenda proprio a livello di usura e si riduce la carriera dell'atleta stesso. Mentre nel karate c'era sempre molta attenzione alla parte difensiva e agli spostamenti. Questi grandi campioni, che sono finiti sulla bocca di tutti all'interno del circuito di MMA più famoso in assoluto, ovvero l'UFC, è come se avessero dato legittimità a quel che si insegna da decadi all'interno dei dojo di karate a contatto, dei quali sono in pochissima a conoscere l'esistenza, ma per fortuna le cose stanno leggermente cambiando. Si sente che c'è fame di karate a contatto e anche all'interno delle federazioni più grosse si sta cominciando a prendere in considerazione l'idea di aprire i primi settori a contatto. Che io sappia, la prima grande federazione italiana, lasciando il Kyokushin da parte, che in Italia comunque è sempre stato veramente minoritario, però ci sono, con dojo che magari hanno pochissimi iscritti, poi spariscono, poi chiudono le scuole, però sono veramente pochi. Ma la prima grande federazione che nasce per il karate sportivo e che apre un settore, che ha aperto un settore a contatto, è stata la FESIC, della quale io ho fatto parte per molti anni. A seguire c'è stata la FIC, di cui faccio parte adesso, che ha aperto il settore a contatto prima della pandemia, distinguendolo tra l'altro tra Jisen e Kyokushin, quindi dando anche spazio a quello che può essere un tipo di karate più onnicomprensivo, ma sempre a contatto. Mentre adesso ci sono anche la Fedica, proprio l'altro anno ha aperto il suo settore a contatto. Ci sono voci che stanno girando riguardo la stessa Fijilcam, che potrebbe iniziare a prendere in considerazione l'idea di aprire un settore a contatto, quindi le cose si stanno muovendo. Chiaramente sempre con un ritardo immenso e avendo prima buttato un sacco di merda sopra chi faceva contatto. Però
Ci stiamo arrivando con tantissima calma, ci stiamo arrivando. Ecco, parlando proprio della merda che è stata tirata addosso alla karate a contatto, il mio parere è che il karate a contatto dovrebbe essere in realtà supportato da tutti quei praticanti di karate che si definiscono tradizionalisti, che osannano la purezza dell'arte, della tradizione, no? E di commenti a me sono arrivati tantissimi, tanto che se mi seguite su Instagram, anzi lascio sempre sia nelle descrizioni che qua in sovraimpressione il nome dell'account, mi è capitato anche di metterne le storie alcuni screenshot di commenti che mi sono arrivati, specialmente su Facebook, e che sono ridicoli, sono veramente ridicoli, perché in realtà proprio loro stessi che si proclamano super tradizionalisti, invece di andare a osteggiare il karate a contatto, che magari cerca anche di attirare un po' l'attenzione chiamandosi karate full contact, come faceva il Kyokushin, o karate MMA, come faccio io col karate Kokorozashi, o come ha fatto in passato il Kudo, o il Zendokai, o altri stili che hanno questo tipo di approccio, più che altro perché lo si fa? Per far capire alle persone, per inquadrare quello che si sta facendo, perché se no non ci si arriva. Poi chiaramente si dice, oh ragazzi, però facciamo karate, che sia chiaro questo, che sia un approccio diverso da quello solito, ok, che si capisca, che il pubblico possa capire la differenza tra uno e l'altro, perché se andiamo a farcirsi sempre la bocca di nomi giapponesi, per quanto siano belli, la persona comune non capisce e continuerà sempre ad esserci questa barriera linguistica di impedimento per far sì che poi uno anche si incuriosisca e si avvicini alla disciplina del karate a contatto praticato in un certo modo. Però ecco, ciò che tutti questi personaggi chiamano tradizione del karate, si appoggiano ad una narrazione, ad una storia di ricerca di estrema efficacia dovuta a contesto storico, sociale, di dove nasce il karate, abbinata anche da sempre ad un'idea di educazione e responsabilizzazione. Di conseguenza non è possibile portare avanti questa narrazione di karate storico, tradizionale, di estrema efficacia, se per primi i karateka stessi non testano le loro abilità in un contesto adeguato, e quindi semirealistico, a contatto, poco limitato e tutto il resto. Quindi, per questo motivo, i tradizionalisti così chiamati, che si vogliono chiamare tali, e che siano di karate sportivo, o che loro vogliono chiamare tradizionale, o che alzano la bandiera di io faccio il karate antico di Okinawa, che anche là potrebbe aprirsi un enorme discorso, in realtà loro stessi dovrebbero supportare l'approccio del karate a contatto, invece di focalizzarsi solo su kata e kion o dei regolamenti appunti poco credibili. Tra l'altro spesso trasformano kion e kata lo scopo della pratica invece di essere uno strumento didattico per arrivare ad un kumite fatto in un certo modo. Perché il kata e il kion, per assurdo, sono molto più legati a, se studiati in modo approfondito chiaramente, sono veramente a comprendere i principi che si portano appresso, sono molto più legati ad un modo di combattere a contatto che non di quello a punti. Nel modo dei kata e dei kion vediamo posizioni precise, vediamo stabilità, ricerca dell'asse, tutta una serie di cose, di postura, che dopo, poi quando andiamo a fare karate sportivo a punti, tutti saltano come canguri. Mentre nel karate a contatto si vanno a ritrovare gli elementi di base, i principi che sono previsti dentro kata e kion, ma trasferiti in un contesto ovviamente dove si fa sul serio. Senza quindi andare a lasciare spazio a discorsi di chi ha code di paglia, oppure di figuri come Fedez, non ci ho fatto video sopra perché non avevo palle sinceramente, però che chiaramente non hanno capito, e il problema non è solo che lui non ha capito, il problema è che
quel mondo lì, essendo tanto slegato dal karate praticato con un certo criterio, poi tende a mantenere kata e kion cose separati, e diventano inutili, e quindi ecco che a modo suo, sto Fedez aveva anche ragione, a modo suo, perché per la persona comune quello è. Poi andiamo a scavare bene, le questioni sono altre, e tutti quelli che hanno risposto imbestialendosi per me hanno un po' la coda di paglia, perché loro stessi sono quelli che alimentano questa visione del karate. Fatto questo inciso sulla questione Fedez, visto che era un argomento di karate, WKF, chione fondamentali, non ci tornerò più su. In conclusione, il karate con regolamento sportivo, WKF, non è nelle mie corde, andrebbe riscritto da zero, non c'è modo di andare a modificarlo, rendendolo migliore o meno incongruente rispetto a quello che è invece il concetto di karate che si porta appresso da sempre in ambito che possiamo chiamare tradizionale, e andrebbe appunto sì riscritto da zero, oppure andando ad affacciarsi ad altri stili. Ma ovviamente dopo c'è anche dietro tutta una questione di nomi, sigle, organizzazioni già praticanti che fanno in un certo modo. Nel prossimo video invece andremo a parlare di come, se mi fosse possibile, andrei a rivoluzionare in toto, no? Non parlo solo di un settore come sto facendo adesso in FIC con lo stile Kokorozashi, combattendo nel Kyokushin, nel Jisen, nell'MMA, nel K1, portando gli allievi più o meno ovunque, nella Tai, no? Ma se avessi il superpotere di andare a rivoluzionare completamente lo sport kumite del karate in toto, oggi, nel 2023, cosa farei? Ma ne parliamo nel prossimo video. Fatemi sapere la vostra qui sotto, cosa ne pensate del karate WKF, del karate tradizionale, dei vari regolamenti a contatto, e ditemi voi cosa fareste per modificare, per rivoluzionare il regolamento sportivo del karate, per renderlo più attuale, meno incongruente. Fatemi sapere, sono proprio curioso. Ragazzi, per questo video era tutto. Io spero di avere tempo nelle prossime settimane di organizzarmi per poter registrare una puntata di Nasty Karate Rebels, o più di una in un unico pomeriggio, in modo da avere materiale da pubblicare successivamente. Ci vediamo alla prossima, e non dimenticate che la forza di volontà attraversa anche le rocce.